di Ultras Ravenna contro l'attuazione delle nuove misure di sicurezza relative agli accessi agli stadi imposte dal Ministero dell'Interno. Mentre Ravenna perdeva in casa contro la Virtus Verona, fuori dai cancelli si mobilitavano i tifosi giallorossi affiancati dai tifosi della squadra ospite, sfilando attorno allo stadio con tamburi e striscioni. Alessandro, Ultras del Ravenna in protesta, perché? Allora, praticamente per 6 giornate è sempre stato tamburi, striscioni, tutto, nessuno ha detto niente. Poi dopo 6 giornate si sono svegliati, hanno deciso che non poteva più entrare niente, perché è vero che esiste una legge, però, visto e considerato che siamo in Serie D, noi lo facciamo soltanto per portare un po' di gente per divertirsi, potevano anche fare a meno, secondo noi. Quindi adesso nuovo, diciamo, regolamento, niente più striscioni, niente più tamburi allo stadio per tutto il campionato. Cosa avete deciso di fare come segno di protesta? Sicuramente allo stadio entriamo e poi faremo un po' di protesta fuori, poi vediamo come organizzarla. Enrico, siete venuti qui per questa partita e però alla fine allo stadio non entrate, perché? No, perché è un'assurdità, perché ci hanno impedito di far entrare i nostri striscioni e ovviamente per noi è una cosa assurda. Prima di tutto siamo in un campionato dilettante, al di là di tutto, ci sono delle serie di normative nelle massime divisioni, e vabbè, le hanno fatte. Noi siamo in un campionato dilettante e l'assurdità è che non ti fanno neanche entrare uno striscione con scritto Forza Virtus. E noi senza i nostri striscioni non entriamo. E solidarizziamo anche oggi con gli Ultras del Ravenna, che anche loro avevano deciso di star fuori. Per le stesse motivazioni, ce l'avevamo già accennato appena arrivati, che non possono più portare né i tamburi né striscioni. Questa per me è una cosa assurda. Per me addirittura, se questo è il sistema per cercare di risolvere i problemi legati, diciamo, alle violenze negli stadi, in questo modo qua, secondo me, addirittura crea anche più tensione. Cioè, è proprio una cosa assurda, riteniamo. Vietare l'ingresso degli striscioni di una tifoseria, anche perché, ripeto, avevamo striscioni contro il razzismo, striscioni anche socialmente impegnati in un certo senso, e ci sono stati vietati. Quindi possiamo dire che a Ravenna è vietato entrare con uno striscione che dice contro ogni razzismo, quindi noi preferiamo restare fuori. Ok, e senti, normalmente spesso capita che le tifoserie si scontrino, in questo caso invece tifoserie coalizzate contro qualcosa che assolutamente non va. Assolutamente, in questo momento ma alla fine è il calcio era l'unico divertimento popolare che c'era, ce lo stanno togliendo, dandolo alle televisioni, dandolo al business, e noi non ci stiamo a questo gioco, noi vogliamo il nostro vecchio calcio popolare, ci riprenderemo il nostro vecchio calcio popolare. Quindi oggi noi siamo qua e stiamo fuori, fieri di restare fuori. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.